una nuova parte di Polifemo, ci occupiamo del progetto PIX, una iniziativa di cui si sta occupando il CPA di Taranto, il Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti. Siamo presso la Scuola Consiglio nella città vecchia di Taranto e siamo con il dirigente scolastico, la professoressa Patrizia Capobianco. Come detto, progetto PIX e corso di formazione obiettivo paesaggio. Sono numerosissime le iniziative, i corsi di formazione che il CPA di Taranto sta appunto realizzando. Parliamo della iniziativa odierna. Allora, faccio una leggera premessa perché il CPA offre corsi di formazione di tipo istituzionale, cioè percorsi di scuola per conseguire il titolo di studio, come l'alfabetizzazione per stranieri, quindi certificazioni A1 e A2, l'ex scuola media, che noi chiamiamo scuole di primo livello, quindi la secondaria di primo grado, e poi scuola, coordiniamo le scuole di secondo livello, cioè la cosiddetta unità formativa del CPA. Questo progetto è nella grande progettualità che ha avuto il CPA in questi 4 anni. Il progetto Erasmus PIX ci vede coordinatori di un progetto che vede ben 8 paesi coinvolti. Questi paesi sono Cipro, la Turchia, la Polonia, il Portogallo, il Regno Unito, la Grecia, noi, l'Italia chiaramente, e la Germania. Anzi, citerei la Germania in particolare perché stiamo collaborando con una scuola pubblica che vede come tra le materie principali la fotografia. Siamo stati in questa scuola e abbiamo visto tutte le aule trasformate in laboratori fotografici. Quindi ecco uno scambio, un capire come possiamo apprendere attraverso la fotografia. Oggi c'è nello specifico un'attività di formazione con un esperto, Roberto Ligurgo, e in questo obiettivo della giornata c'è proprio l'obiettivo paesaggio, perché è uno step successivo a quelli già, ai corsi di formazione già effettuati. Obiettivo paesaggio perché oggi insegneremo alle persone come possiamo fotografare un paesaggio. Il paesaggio non è mai scelto a caso, perché la fotografia è sempre correlata a un'emozione, perché dietro la fotografia c'è la scelta, quindi la capacità di scegliere, anche lo spirito critico, l'osservazione, la capacità di distinguere tra il bello e il non bello, quindi il tutto coronato anche dalla bellezza. Scenario di questo corso di formazione sarà la città vecchia e in particolare il nostro affaccio sulla ringhiera, sul mare, questo mare tanto decantato. Adesso tra i percorsi importanti abbiamo visto, noi facciamo rientrare in formazione degli adulti che stanno vivendo delle mobilità. Qui oggi nella giornata avremo degli adulti che hanno scelto, che sono stati individuati per la successiva mobilità a Cipro. Sono 3 ragazze italiane che hanno ripreso gli studi, quindi, e che si sono impegnati in modo particolare, pertanto a fine luglio, dal 23 al 29, verranno insieme allo staff, andremo appunto a Cipro, a Paphos. Il progetto è un progetto ora nella fase intermedia, cioè siamo in uno step intermedio, ci vedrà coinvolti in altre attività come la scrittura di un curriculum vitae, tutto anche dove le competenze descritte saranno quelle dei corsi di formazione sulla fotografia, sia in Italia che all'estero. Degli aspetti quindi, come dire, emozionali, quelli appunto che un'immagine suscita in ciascuno di noi, o almeno negli animi sensibili, e poi degli aspetti, diciamo, tecnici, formativi, appunto, nella elaborazione proprio materiale di quella immagine scattata, fotografata, immortalata. Sì.
appunto, il percorso di ricerca è proprio sulla fotoelicitazione, il racconto, cioè le emozioni scaturite dalle immagini. Voi pensate, no? Noi stiamo facendo una ricerca in tutti i paesi, capire che su una determinata fotografia, poi la stessa, che tipo di reazioni hanno le persone. Se un'immagine, se una fotografia conosciutissima, se veramente è patrimonio collettivo, o se quella fotografia è una fotografia di nicchia, per esempio pensiamo alla bomba di Hiroshima. Cioè, davanti a un'immagine del genere, le emozioni possono essere sempre le stesse? Le nuove generazioni che hanno studiato la storia la conoscono? Guardate che, pensate come in una fotografia si possa essere raccontato anche una guerra. Cioè, è un fermo immagine della storia. Ora, fra un po' penso che vi faremo vedere in diretta mentre si costruisce un percorso di autobiografia, cioè una persona sceglie delle foto che la rappresentano e le racconta. Questo percorso è stato fatto anche con molti ragazzi migranti. Voi pensate quanto è stato anche un po' duro raccontarsi attraverso le immagini che rappresentano una famiglia che oggi non c'è. Quei drammi purtroppo che anche al giorno d'oggi stiamo rivivendo. In tante parti del mondo. Stiamo vivendo dei drammi in tante parti del mondo e noi tocchiamo con mano, le tocchiamo anche attraverso una fotografia, la foto di una mamma che non c'è più, o una mamma lontana, una sorella che forse è in un'altra parte del mondo. Beh, questo viene raccontato anche attraverso la fotografia. Io non sono un tecnico della materia, però mi hanno davvero, e penso che ogni animo sensibile sia stato turbato da quelle immagini, la questione negli Stati Uniti, la questione del confine tra Messico e Stati Uniti, vedere questi bambini immortalati purtroppo in una gabbia. È un'immagine che fotografa un dramma e una vicenda storica terribile. Guardi, questa è per me un'emozione troppo forte, non riesco difficilmente a poterla riraccontare perché noi lo vediamo quotidianamente, perché noi qui vediamo le emozioni dei ragazzi quando vengono accusati, più che accusati vengono denigrati, e vediamo le loro lacrime mentre si pongono in un contesto in cui vogliono integrarsi. Quell'immagine del Messico, quelle saranno immagini per sempre. Fra 20 anni racconteremo uno strazio umano, cioè è il futuro, sarà la prossima storia, che fra 20 anni noi racconteremo quello che sta accadendo oggi, questo scempio contro la razza umana in genere, perché sono tutti persone. Siamo ora con la professoressa Cinzia Perniola, la coordinatrice del progetto. Ecco, cerchiamo di illustrare le finalità didattiche di questa iniziativa. Un percorso di crescita, un percorso di apprendimento partendo dalle immagini. Sì, oggi avrà luogo un corso di formazione, il cui nome è Obiettivo Paesaggio. È un corso che rientra in una progettazione molto complessa, è un Erasmus K2 per l'educazione degli adulti. La scuola coordinatrice è il CPIA di Taranto. Questo è un modulo, uno dei 6 moduli di fotografia che rappresenta appunto lo sviluppo didattico di questo progetto. Questo modulo è sul paesaggio. I moduli precedenti sono stati sul ritratto, la fotografia di ritratto, le basi della fotografia. I moduli successivi saranno sul montaggio delle immagini e sulla storia della fotografia in Europa. Professoressa, diciamo che è un discorso che parte dalle immagini, quindi nel relativo e successivo sviluppo, e quindi considerando le emozioni, ciò che trasmette una immagine. Sì, questo, ripeto, è un progetto veramente molto grande, molto complesso. È stato approvato nel 2016, solo 10 progetti in Italia sono stati approvati, quindi è stata una grande gratificazione, il nostro grande orgoglio. È un progetto che rappresenta il momento finale di una trilogia di progetti di educazione non formale per gli adulti. Il primo progetto riguardava i giochi, quindi il gioco
per permettere di acquisire nuove competenze. Abbiamo seguito We Play, We Learn, We Teach. Il secondo progetto è stato sul cinema e questo è sulla fotografia, quindi utilizzare la fotografia per veicolare competenze e conoscenze per gli adulti, per gli studenti adulti, quindi adulti che hanno 16 anni, dai 16 anni in poi. In che modo viene utilizzata la fotografia? Abbiamo ad esempio utilizzato due metodi di ricerca molto innovativi e sono la autofotografia e la fotoelicitazione. Cosa significa? Significa che attraverso nel caso dell'autofotografia, attraverso le fotografie, gli adulti, gli studenti possono raccontare la propria storia e il racconto non è solamente verbale, quindi si utilizza non solo il linguaggio verbale ma anche il linguaggio non verbale, quello appunto delle emozioni, quindi far passare attraverso i movimenti del corpo, le emozioni del viso. La comunicazione non verbale. L'altro metodo di ricerca è quello della fotoelicitazione. In che modo si sviluppa? Si mostrano ai partecipanti a questo studio, a questa ricerca, delle foto, delle immagini che rappresentano dei momenti importanti nella storia, per esempio negli ultimi anni della storia d'Europa. Noi abbiamo proposto ai partecipanti delle foto che riguardano ad esempio la Brexit o anche degli attacchi terroristici, i migranti che sbarcano sulle nostre coste, sulle coste europee, e i partecipanti provenienti dalle diverse nazioni coinvolte, 8 nazioni coinvolte, hanno dato il loro responso, la loro risposta a questi avvenimenti. Chiaramente ognuno ha reagito in un modo diverso. Alla fine abbiamo raccolto tutte le informazioni ed è venuto fuori uno studio, un'analisi, che ha un carattere di grande innovazione, tant'è vero che questo partenariato è un partenariato per l'innovazione. Buongiorno a tutti. Come state? Tutto bene? Io mi chiamo Roberto. Allora, cosa facciamo oggi? Oggi raccontiamo un po' alcune basi di fotografia. Voi avete già fatto qualcosa? Sì, un po' chi sì, chi no, insomma. Raccontiamo un po' la luce. Visto che qualcuno di voi ha già fatto un po' di basi di fotografia, sapete com'è la luce? Di che tipo è la luce? Di due tipi. Bianco e... Qual è il colore? La luce può essere o artificiale oppure com'è la luce normale? Brava, bravissima. Ok, abbiamo già definito i due modi come può essere la luce artificiale, quindi la luce che abbiamo a casa, che tu hai introdotto un altro concetto che è quello anche della temperatura del colore, quindi della luce, che può essere più rossa oppure più blu. Per esempio, la luce del sole quando è più rossa e quando è più azzurra? Sentiamo, qualcuno di voi lo sa? Giallo, un colore più giallino, più rosso, giallo. Più tendente al rosso. Ok. Siamo ora in un'aula e abbiamo una studentessa, Sara Marinosci. Hai già partecipato, svolto qualche attività in seno a questo progetto? Sì, ho raccontato le emozioni che mi davano delle immagini. Quindi ora stai proseguendo questo percorso? Sì. Ah sì, ho vinto il viaggio a Cipro e per fare parte di questo progetto. Cosa ti trasmette una fotografia, le emozioni che scaturiscono? Dipende dall'immagine. Ecco, parliamo di qualcosa che hai avuto modo di fotografare, quindi ecco, magari qualche caso concreto, e quindi le sensazioni, le emozioni, gli stati d'animo derivanti da una immagine appunto immortalata appunto attraverso la pellicola. Ecco, una volta si parlava di pellicola. Ho visto le foto degli immigranti, per esempio, e non dà una bellissima sensazione. E riflette certi drammi umani. Non è
non è bello, non si riesce a guardare una cosa del genere. E delle persone che fanno queste cattiverie ad altre persone come noi. Tu invece ti chiami? Con Ibrahim. Vieni da? Costa d'Avorio. Costa d'Avorio. Tu? Sono Fodie. Ripeti, guarda la telecamera. Sono Fodie. Vieni da? Dal Mali. Mali, quindi abbiamo Costa d'Avorio, Mali. Cipri. Vieni? Gambia, vengo dal Gambia. Ok. Poi vi chiederò anche se state guardando i mondiali. Allora, andiamo qui, facciamo... Ok. Chi è? Sei sempre tu? Ti guardi, sei... Quasi come un santino ce l'ha. Allora, tu sei? Sono Madi Dembélé, vengo dal Mali. Ah, anche tu. Siete amici, vi siete conosciuti? No, siamo conosciuti qui. Ah, fantastico, pensa a te, si sono non in Mali, vi siete conosciuti in Italia. Sì. Che cosa bella, siete molto amici? Sì, siamo molto amici perché usciamo insieme, dormiamo insieme, la stessa casa. Oh, fantastico. Fai vedere il santino. Ok, sei tu. Puoi fare il fotomodello? Sì, a volte. Ok, passiamo. Tu sei? Bissone. Vieni da? Gambia. Gambia. Tu invece? Sono Omar Bojan. Leva la mano così tipo... Vai, ripeti, tu sei? Gambiano. Sono Omar. Omar? Sì. Ok, passiamo. Mi chiamo Abubakar. Cognome Sano, vengo dalla Gambia. Anche tu? La Gambia? Tu? Sono Ibrahim Giallo, vengo dal Senegal. Giallo? È il tuo cognome o il tuo nome? Ibrahim, cognome Giallo. Ah, il cognome. Vengo dal Senegal. Ok. Forse questa Italia non è giallo, è giallo, non so. Giallo. Ok. Italiana? Sì, Maria da Statte. Anche tu da Statte? Ok. Francesca da Tamburi. Dai Tamburi. Cinzia da Nigeria. Nigeria? Ah. Tu invece? Mi chiamo Abubakar Jasi. Alza un po' la voce, se no non ti sentiamo. Mi chiamo Abubakar Jasi, vengo dal Gambia. Gambia, anche tu? Insomma, vedo che una buona fetta di persone vengono da lì. Tu invece? Mi chiamo Mahmoud Diallo, vengo dalla Guinea. Guinea? Ciao, tu sei? Mi chiamo Chiaronsado Baldes, vengo dalla Guinea-Bissau. Appresso. Io sono Bari Ibrahima, vengo dalla Guinea. E tu? Che succede? Che c'è? Se stavi emozionando, io pensavo ti stavi emozionando. No, hai avuto un attacco di risate, insomma. Meglio. Tu vieni da? Nigeriana. Alza un po' la voce. Alza un po' il tono della voce. Allora, tu sei? Come ti chiami? Grace. E vieni da? Nigeria. Nigeria? Ok. Appresso, metto di qui così non impallo la camera. Tu sei? Mi chiamo Sadio Sawaru, vengo dalla Nigeria. Anche tu. Bene, mi sa che l'abbiamo fatto tutti? Ok, bene, li abbiamo conosciuti tutti. Siamo ora con un altro studente, Mahmoud. Intanto presentiamoci, quanti anni hai, da dove vieni, in poche parole la tua storia. Salve, mi chiamo Mahmoud e vengo dalla Guinea, ho 18 anni. E sono qui da un anno e ho studiato in quest'anno, ho superato la scuola elementare della CPA e ho fatto l'esame della scuola media e spero di ricominciare, di continuare alla scuola superiore al terzo anno. Devo dire che parli molto bene l'italiano, in un anno hai appreso molto bene la lingua. Ecco, parliamo di questa di fotografia, le emozioni, come ti stai trovando rispetto a questo percorso di formazione? Le fotografie le ho viste, alcune mi hanno piaciute, altre erano dure e brutte. Dure e brutte, le ho definite.
avrei modo anche, avrà modo sicuramente anche di ritrarre, per così dire, immagini più belle, cose più belle relative alla nostra città, relative al mare, relative alla vita, no? Sì. Cosa ti piacerebbe di più fotografare? Paesaggi, cosa ti piace? Quale tipo di foto preferisci? A me piace fotografare le foto delle cose antiche, le grottaglie, andare a vedere le cose della storia. Quindi anche l'archeologia. L'altra cosa importante da definire della luce, è fondamentale questo concetto, è che esistono due tipi di luce, morbida e dura. La luce dura o la luce morbida lo si può definire dalle ombre. Allora, ad esempio, prendiamo uno a caso, vieni con me, ti metto vicino alla finestra, qui, guardatelo, guardate qui, che ombre ha lui in questo momento? La vedete l'ombra? È da qua, però è un'ombra, secondo voi è dura o è morbida? Brava. Allora, quando una luce è dura? Quando le sue ombre, l'ombra che produce questa luce, la possiamo addirittura disegnare con una matita, cioè è molto contrastata, è forte. In questo caso, invece, noi non riusciremo mai a disegnargliela con una matita. Ci siamo su questo? Se non avete capito, lo rispieghiamo. È più morbida. Perché? Perché in questo caso sta venendo dalla finestra, quindi è una luce di riflesso, e come potete notare non possiamo disegnarla con una matita. Quando quindi la luce è dura, analizziamo per vedere se la luce sul suo primo piano è morbida o dura. Sembra dura. Sembra dura. Tu che dici? Dura? Ah, come va a caso? Morbida. Morbida. Ed ora un momento pratico, quello cosiddetto dell'autobiografia. Cioè quelle foto che gli studenti hanno scelto e attraverso queste foto vogliono esternare, vogliono raccontare qualcosa, le ragioni, diciamo, della propria scelta. Questa foto è stata scattata quando avevo quasi un anno. Dove è stata scattata questa foto? Questa foto è stata scattata a mare. Che cosa provi quando vedi questa foto? Quando vedo questa foto provo tanta felicità. Cosa rappresenta per te questa foto? Questa foto per me rappresenta tutto, perché è la mia famiglia ed è molto importante. Che cosa ti piace e cosa non ti piace di questa foto? Di questa foto mi piace tutto. E si commenta da solo. Quando è stata scattata questa foto? Questa foto è scattata quando avevo 8 anni. Dove è stata scattata? In Guinea-Bissau, con i miei amici, a scuola. Cosa provi quando vedi questa foto? Mi fai ricordare lui, perché lui è morto. Perché ho guardato questa foto, è mio amico. Sempre eravamo insieme a scuola, tutti i giorni siamo insieme a casa mia. Ho chiamato in Guinea e mi hanno detto che è morto. È perché ho guardato questa foto per farmi ricordare di lui sempre. Quindi che cosa rappresenta per te questa foto? Questa foto mi rappresenta come una famiglia, la mia famiglia, perché sono gli amici della scuola. Che cosa ti piace e cosa non ti piace di questa foto? La cosa che non mi piace di questa foto, la perdere. La cosa che piacerebbe, la guardare te quando sarò morto, nella mia vita. Bellissimo, un applauso. Bravo. Guardate qua, se noi scattiamo Sara così e ha dietro un palo, per esempio. Vediamo che foto state facendo, vediamo. Vai, scatta Sara, poi autorizzi Sara alla pubblicazione di queste foto. Oh,
Quello è un elemento di disturbo ed è uno sfondo, tra l'altro, dietro, che è molto più illuminato del soggetto. Però vi sto introducendo un altro concetto, che è il concetto di sfondo. Guardate questa foto, vi piace? Vi piace la modella? Perché Sara è una bella ragazza, però non venite disturbati da tutto quello che c'è dietro? Sara invece adesso poserà per noi qui, ok? Vai col telefono, fagli la foto, vieni un po' più davanti. Ok, perfetto. Allora, guardiamo la differenza tra le due foto? Guardate questa. Guardate questa. E guardate quella di prima. Che ne pensate? Qual è più la foto che risalta il soggetto? Questa? O questa qua? Questa. Le regole che abbiamo spiegato prima, non ci devono essere dei disturbi. Ecco, vedi, per esempio questa scala è bellissima, non si può non fare. Vai. Allora, in questo momento, guardate l'immagine. Guardate l'immagine. Lei scatterebbe così, ok? Vai. Allora, guardiamo questa foto. Vai, inquadra, fai vedere la foto. Ok. Guardate la foto che ha fatto. Lo vedete, ragazzi, come ha esaltato lei il soggetto? Brava. Guarda, qui non c'è luce dietro, perché la luce dietro disturba. Quindi dobbiamo cercare, con l'inquadratura e la composizione che andiamo a fare, a toglierla. Brava lei, bravissima. Qualcun altro ha fatto la foto a lui? Vediamo. Bravo, 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 bravo. Questo è un bel ritratto. Abbiamo qui tante situazioni. Abbiamo il rosso. Ma poi non è detto che noi non potremmo anche utilizzare questa luce del sole qui dietro. Per esempio che lo... Guardate che bello anche così. Però ci piace questo rosso. Ci piace questo rosso. Tu fai un po'... Vai. Allora, adesso un'altra cosa. A parte aver già annunciato prima l'importanza di uno sfondo, è importante che teniate il telefono ad altezza occhi e mai storto. Perché? Perché se voi fate la foto dall'alto così, col telefono storto, schiacciate le persone, cioè le fate tipo, molto spesso, ci avete mai fatto caso che in qualche foto che vi siete fatti, ma da quanto sono venuta corta? Perché? Perché avete schiacciato. Per poter allungare il soggetto, invece, vi dovete piegare e farlo da sotto. Visto che stiamo parlando di ritratti, lo facciamo ad altezza occhi lo scatto, ok? Vediamo, partiamo con te. Fagli un bel ritratto. Allora, un'altra cosa importante. Un'altra cosa importante. Allora, questo qui, una foto fatta. Una foto. Grazie intanto per il modello. Facciamo un applauso anche a lui, al modello. Ok. Anche lui si fa l'applauso da solo. Facciamo questa foto a Cinzia e vediamo come la fate. Vediamo che ci sono, se ci sono problemi. Fatela anche da più vicino, fategli un ritratto, quindi molto più vicina. Più vicino ancora, ecco, bravi, bravi, bravi. Allora, vediamo questa prima foto di Cinzia. Chi l'ha fatta questa? Io. Tu, allora, guardiamo qua. La vedete tutti? Venite qui così impariamo questa cosa e ce la fissiamo in mente. Guardate qua. Allora, vi sembra tutto ok? Guardate queste linee dietro, sono un po' bruttine. Sono un po' bruttine queste linee dietro, li fanno quasi una cornice in testa. Ok, invece sarebbe stato bello se avesse scattato con solo questo sfondo dietro, quindi non bisogna mettere dietro al soggetto niente, ok? Andando a fare un controluce, adesso una luce che gli va sui capelli, come potete notare, c'è un po' di disturbo di questa luce qui sulla spalla e dobbiamo cercare di evitare, quindi eccola qui, vedi, adesso è sparita. Su di lei abbiamo una buona luce, come potete notare. Ha solo questa luce sui capelli, però il suo viso è morbido, guarda, c'è una luce morbida, ben illuminata, quindi potremmo fargli un bel ritratto, ok? Proviamo a fare un ritratto da più vicino, ti sei spostata, mannaggia, vieni un po' più qua, vieni un po' più qua, vieni un po' più qua, stop, ok, facciamo un ritratto da vicino, ragazzi, andiamo proprio nell'anima del, ok, cercando di evitare, vediamo. Sì, sì, ci può stare, però vedi come disturba questa parete? Sì. Quindi dovresti cercare di evitare totalmente, guarda qua, guarda qui già che inquadratura, come non gli disturba nulla. Dobbiamo evitare tutte le luci che disturbano dietro. Beh, il maestro, per così dire, della tecnica quest'oggi è Roberto Ligurgo, fotografo,
reporter, videomaker, insomma ciò che è immagine è Roberto Ligurgo. Beh, parliamo un po' di questa giornata, vediamo un po' come il messaggio è stato indirizzato e quindi recepito, perché bisognava, e sicuramente lo hai fatto, far comprendere una realtà anche dal punto di vista tecnico, considerando che ci sono molte persone ovviamente di altra cultura e quindi interagire appunto con diverse forme mentis. Sì, bravo, dici proprio bene. Infatti il primo periodo di questa bellissima giornata, potrei dire, è stato proprio basato su questo. Abbiamo chiacchierato e ci siamo conosciuti, ci sono persone che vengono dal Gambia, dal Senegal, e hanno raccontato un po' di loro e poi abbiamo raccontato un po', ci siamo raccontati su quello che doveva essere la giornata, quindi fare un po' una ritrattistica, fotografia di paesaggio, e devo dire che loro sono entusiasti, aperti e intanto volenterosi, perché poi con i loro smartphone, perché non hanno macchine fotografiche, però si sono riempiti gli occhi di questa Taranto Vecchia, perché siamo a Taranto Vecchia, che è meravigliosa. Io gli ho fatto raccontare: ma voi da dove venite? Da città con il mare? Sì, anche noi abbiamo il mare. E quando sono usciti, siamo venuti giù e hanno visto questo scenario che è meraviglioso. È unico. Sono entusiasti. Infatti adesso andremo anche in aula a vedere i loro scatti. E diciamo che sono molto attenti. E questa cosa mi ha sorpreso. Sono attenti e soddisfatti di quello che è il lavoro. Roberto, parlando proprio delle tecniche fotografiche, c'è stata sicuramente una evoluzione, però esiste sempre, come dire, una base, un minimo comune denominatore, che io dico è la capacità artistica di saper ritrarre. Cioè il mondo è vario e vasto, però è l'occhio del fotografo sensibile che deve saper tradurre, una volta avremmo detto, in pellicola le emozioni. Dici una cosa sacrosanta. Allora, oggi siamo bombardati da miliardi di fotografie al giorno, ma quali fotografie? La mania del selfie, proprio qualcosa di incredibile. Quali fotografie raccontano però una storia? Ecco, su quello ci siamo concentrati oggi. Ci sono, anche facendo soltanto un metro di distanza nello scatto, nel premere... quindi, se hanno uno smartphone, ovviamente nel premere il pulsantino, soltanto spostandosi di un metro si racconta un'altra storia. E questa è una cosa importante, perché magari io li ho lasciati fare all'inizio e abbiamo lavorato per sottrazione, cioè andare ad eliminare degli elementi di disturbo, e quando si sono resi conto che magari basta solo fare un metro ed eliminare un palo piuttosto che una luce che disturba, hanno esclamato: wow, che differenza! Ecco, questa è una cosa importante. Racconti una storia senza disturbare. Questa è una cosa su cui ci siamo soffermati. Ma voglio sentire anche le loro impressioni. E allora? Si sono fatte la parte. Beh, ha imparato qualcosa? Roberto vi ha fatto vedere come vanno fatti gli scatti, o comunque il click con lo smartphone? Ci ha insegnato, che ci ha fatto sapere che sotto il sole è duro, il foto non uscirà bene, e sotto il morbide il foto uscirà chiaro e benissimo. E abbiamo saputo che se c'è qualcosa che, insomma, abbiamo capito il concetto. Sentiamo qualche altro. Non vi vergognate, state tranquilli, non avete paura, non abbiate paura. Allora, cosa ti è piaciuta questa giornata? Hai imparato qualcosa? Già sapevi qualcosa? Penso che avrai acquisito qualche altra nozione, qualcosa in più. Sì, ok, ho saputo alcuni che prima non lo sapevo, ma adesso l'ho imparato oggi. Tu da dove vieni? Io vengo dalla Gonia, sì. C'è anche una ragazza, allora non ti intimidire, allora... Chissà se un giorno diventerei un fotografo. Sì, non so cosa. Da dove vieni? Nigeria. Dal?
Nigeria. 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 Vediamo qualche altro, vediamo, superiamo la timidezza. E allora, cosa hai imparato oggi? Oggi, aspetta. Oggi abbiamo imparato quando possiamo fare foto e dove possiamo fare foto. Appunto, quando abbiamo fatto prima con il tuo amico il discorso del sole, sapersi mettere il sole duro, il sole più morbido e così via. Sì, ha detto, lui ha detto che si è fatto una foto sotto sole è duro, quindi no, non ti dà una bella foto, però se hai fatto l'ombra ti dà una bella foto. Beh, Roberto, ti ruberanno il mestiere? Magari, volentieri. A conclusione della giornata, oggi vi diamo i certificati. Boyang Omar. Baldez Tiern Sadou. Diallo Ibrahim. Diallo Ibrahim. Forza. Vieni. Ok. Sanno Abubakar. Dai, veloce, veloce. Certificato. Ok. Barry Ibrahima. Aspetta che ti do anche la mano. Ok. Osawari Osara Edion. Kone Ibrahima. Fodie Camara. Yassei Bubakar. Grazie. Dembele Madi. Sawane Lalo. Mahamoud Diallo. Questa volta ce l'ho fatta. Yallo Gibril. Dai la mano. Ehi, Yallo, la mano alla Bre. Dai un bacio. Amoruyu Gras. Grace o Grass? Ciao. Un bacio alla Pres. Cinzia Francis. Vieni Cinzia. Vieni, dai. Grazie. Ok. Dai. Marinosci Sara. Cianciaruso Francesca. Ammirato Maria. Ultima Ammirato Maria. Siamo così al momento delle conclusioni, stiamo, come dire, tracciando il bilancio finale. Professoressa Capobianco
È stato davvero bello vedere questi allievi, questi studenti immersi nell'apprendere una nuova arte, una nuova attività. È un processo innanzitutto di educazione mentale che ovviamente poi si traduce, diciamo, nella realizzazione, diciamo, fotografica. Ecco, le sue considerazioni, le sue impressioni. Abbiamo visto la consegna degli attestati, appunto attestanti, perdonatemi il bisticcio di parole, il corso di formazione, insomma le sue impressioni finali. Io riprendo la parola che lei ha detto, ha parlato di arte, in questo caso è l'arte della fotografia. Noi riteniamo che le arti, la musica, la pittura, il teatro, siano sempre un veicolo di emozioni. Dove ci sono le emozioni c'è l'apprendimento, quindi questi sono degli strumenti per poter apprendere, per migliorare, per vivere bene con gli altri. Cosa dirvi? È stata una giornata positiva, positiva nella presenza dei ragazzi, positiva nel come risponde normalmente un territorio a questi percorsi di reale integrazione, perché abbiamo sempre aule miste in cui ci sono persone italiane, persone di altre nazionalità, che in questo caso attraverso la fotografia sono riusciti anche ad imparare e a raccontarsi. Quindi mi ritengo soddisfatta, anche se questo è solo un percorso intermedio. Avremo ancora un anno di lavoro intenso su questi argomenti, aspettando un evento sicuramente nell'ambito di Epale, importante tra ottobre e novembre del prossimo anno con l'Indire. Ecco, io vorrei evidenziare, oltre gli aspetti tecnici propriamente didattici, il messaggio sociale, la valenza sociale di queste attività, l'integrazione, l'uguaglianza al di là di ogni razza, di ogni etnia, perché oggi purtroppo viviamo a tutti i livelli situazioni particolari in cui veramente ci si disumanizza e si torna nel peggiore medioevo dell'umanità. Io dico che sulla terra, su questa terra, siamo tutti ospiti e siamo tutti uguali, bianchi, neri, gialli, non esistono razze, apparteniamo al creato, a prescindere poi da chi può essere credente o meno. E questo è il plauso che io voglio rivolgere a lei, alla struttura da lei diretta, perché, ripeto, l'educazione all'uguaglianza, dell'educazione all'uguaglianza oggi c'è terribilmente bisogno. La nostra scuola lavora per superare tutti gli stereotipi, perché noi abbiamo persone che sono uscite dal circuito formativo sicuramente per alcune motivazioni particolari, quindi non ci rivolgiamo soltanto ai ragazzi migranti, alle persone migranti, ma ci rivolgiamo a tutti coloro che per un motivo X non hanno potuto continuare la scuola o vogliono reinserirsi in un percorso perché hanno perso il lavoro. Quindi noi ci rivolgiamo a tutti, superiamo questi stereotipi. All'interno di questo corso oggi abbiamo capito che c'è una marcia in più, che è il raccontarsi. È nata l'idea di un progetto successivo, quello di fare in rete con tutte le scuole di Taranto e provincia, che io mi racconto. Forse questi ragazzi che vengono da altri paesi devono raccontarsi, perché... E noi abbiamo anche tanto da apprendere e da ritenerci fortunati, eppure molto spesso si è cattivi verso gli altri, purtroppo. Noi siamo vittime a volte di media esagerati, cioè le persone vanno educate tutte al rispetto degli altri, e la TV, i media, i social dovrebbero avere anche questa funzione. Non è possibile che ministri possano permettersi alcune facilitazioni linguistiche, mentre io credo che la parola da usare sia rispetto, rispetto di tutti, forse come ci dice Padre Francesco. Professoressa Capobianco, in bocca al lupo e complimenti. Grazie mille, la ringrazio tantissimo.